Strasburgo, Ignazio Corrao. Buon pomeriggio, grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi. Fra l'altro è inutile sottolineare in quale giornata difficile e significativa per voi eurodeputati. Abbiamo visto fra l'altro poco fa la nostra ultima ora, Antonio è in coma, non è operabile, questa è una delle tante vicende, è chiaro, è un italiano e quindi noi da italiani la seguiamo da vicino, delle vittime di ieri sera. Purtroppo questo ragazzo è neanche 30 anni, un collega, un giornalista, ma anche per molti di voi, e vorrei ripartire da qua, poi parliamo di quello che ha detto Toti, vorrei ripartire proprio da un suo pensiero sulla serata che avete vissuto. Una bruttissima serata, davvero una bruttissima serata. Peraltro, purtroppo non è neanche la prima volta, perché già in questa legislatura abbiamo vissuto la tragica esperienza degli attacchi terroristici a Bruxelles durante i nostri lavori parlamentari. Ieri purtroppo ci sono arrivate queste notizie. Peraltro a Strasburgo tutti gli europarlamentari, ma anche chi lavora nel Parlamento europeo, normalmente a quell'ora va a cena o ritorna in albergo in quella zona, perché molti alloggiano appunto al centro di Strasburgo e quindi poteva esserci chiunque di noi. C'era purtroppo Antonio, questo ragazzo che io peraltro conosco, ho fatto diverse interviste con lui, lui veniva spesso qui a Strasburgo, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo, speriamo che possa appunto superare questo momento ed esprimiamo la massima vicinanza a tutte le famiglie delle vittime, delle persone che sono state colpite da questa follia che veramente ci lascia sgomenti e senza parole. Siamo rimasti in Parlamento, noi eravamo in Parlamento perché stavamo ancora lavorando a quell'ora e tutta la delegazione del Movimento 5 Stelle è rimasta qui praticamente fino alle 3-4 di notte quando ci hanno evacuato dopo appunto essersi assicurati che c'erano le condizioni di sicurezza per lasciare l'edificio. Una Chiaro. brutta giornata, davvero una brutta giornata che ci deve far riflettere. E lo immaginiamo e lo facciamo da ieri sera anche qua al TGCom, come è giusto che sia. Corrao, torniamo però alla politica, perché questo scontro le ho fatto ascoltare in diretta le parole del governatore, le riassumo in un concetto: nel nome di una battaglia politica, il ministro Toninelli e quindi il Movimento 5 Stelle non ha preso la via più breve per quanto riguarda Genova e poi non vuole neanche decidere, Genova Ponte, non vuole neanche decidere sulle tante altre opere. Questa delle opere, delle grandi opere, delle opere pubbliche sta diventando un nodo, un tormentone. Intanto vogliamo rispondere cercando di evitare i toni, c'è stata una polemica accesissima, ma insomma sul punto autostrade. Non si faceva effettivamente prima a passare dall'autostrade e poi a punirli, non così a gratis. Beh, intanto lo spunto è interessante perché quando si dice la via più breve non è sempre la via più saggia, quindi probabilmente il punto del ministro Toninelli è un punto intelligente, un punto di buonsenso, perché soprattutto quando si tratta di tanti soldi pubblici, perché quando parliamo di grandi opere parliamo di tanti soldi pubblici, di sacrifici dei contribuenti, sarebbe bene fare delle analisi costi-benefici molto molto approfondite che possano davvero far comprendere se un tipo di investimento è valido o meno, cosa che purtroppo, e non me ne voglia Toti che ha parlato prima, non è stata fatta assolutamente dai governi di centrodestra e di centrosinistra che ci hanno preceduto e sono stati sprecati tanti soldi ai contribuenti per opere più o meno inutili che hanno fatto arricchire sì qualcuno, ma non Beh, di però certo la la gran Gronda parte per degli italiani che Genova, per dovevano trarre esempio, la beneficio. Gronda per Genova, ora La definirla inutile non lo so, insomma, dovrebbe essere l'anello No, che permette. la Gronda, ma guardi, nessuna opera di per sé è inutile, bisogna però valutare quanto costa e che tipo di benefici realmente porta. Ora, la Gronda era un progetto che c'era da tanti anni, se alla fine dei calcoli è un'opera che veramente porta un beneficio al traffico, all'uscita della città di Genova, ben venga, e il governo del Movimento 5 Stelle non si tirerà indietro. Ricordiamoci che è una falsa notizia quando si dice che il Movimento 5 Stelle è contrario alle grandi opere. Il Movimento 5 Stelle è
è favorevole alle grandi opere che apportano un reale beneficio. Io vi racconto una storia per capirci. Mentre qua parliamo di grandi opere come la TAV che devono passare sotto una montagna per trasportare merci, io sono cresciuto in una regione che fa parte dell'Italia, fa parte dell'Unione Europea, dove in intere province le strade crollano, le città vengono isolate e non c'è la possibilità di portare probabilmente i figli a scuola per mancanza di infrastrutture base. Quindi quando si sente parlare di investimenti di miliardi di euro per opere che devono trasportare una quantità di merce per una piccola parte della popolazione italiana e che comportano uno sforzo enorme da parte dello Stato in termini di risorse, io francamente un minimo di riflessione la farei, perché ricordiamoci che abbiamo milioni di cittadini italiani che sono relegati non alla serie B, forse alla serie C, stiamo parlando della Sicilia, Corrao, lei lo dà per scontato categoria. Per il suo accento, ma io comunque lo dico, sta parlando della sua terra. Sicilia, ma parlo della Sicilia, ma parlo anche della Sardegna, della Calabria, certo. Di tante Senta, altre un regioni. Ultimo punto, però, un ultimo d'Italia. Punto. In queste ore regioni non si pagano le tasse o comunque la gente non ha diritto ad avere delle infrastrutture base decenti. Quindi dico, prima di fare delle grandissime opere sempre nelle stesse zone, cerchiamo di ragionare su cosa serve alla nazione per svilupparsi in modo uniforme. Perché non è che quelli sono cittadini di un altro pianeta o comunque devono essere trattati chiaro. Cittadini di paesi in via di sviluppo. Accettabilissimo. Detto ciò, però, presi degli impegni anche internazionali, come lei sa, poi ha visto come è finita col gasdotto, no? Lì erano forti davvero gli impegni internazionali. Si potrebbe arrivare al punto, perché lo stanno dicendo veramente in tanti, di un referendum. Cioè, davanti anche dei dubbi sollevati, insomma, alla fine andiamo a sentire la popolazione. In tanti vi criticano in queste ore dicendo, ma come? Ma voi che tutelate sempre la democrazia, l'espressione da parte dei cittadini, siete così contrari ai referendum? E dicono, avete paura, perché in realtà la gente voterebbe, sì, facciamole. No, noi non abbiamo assolutamente paura di alcun tipo di referendum e alcuno strumento di democrazia diretta, anzi siamo nati sulla base di quel principio e siamo convinti che quello sia il meccanismo che va assolutamente incrementato nella nostra democrazia, anzi il ministro Fraccaro è al lavoro proprio in quella direzione, no? Per aumentare gli strumenti di partecipazione di democrazia diretta. Ma sono state ovviamente tante le voci 5 Stelle contrarie su l'idea di un referendum. Grandi opere, insomma. No, noi in linea di principio siamo sempre favorevoli a qualsiasi tipo di referendum, tranne quelli che sono vietati alla Carta Costituzionale per ovvi motivi, perché è chiaro che se chiediamo agli italiani se vogliono pagare le tasse o meno, tutti voteranno no, però poi uno Stato come va avanti, o i trattati internazionali che sono appunto stabiliti dalla Costituzione. Per il resto ovviamente è un lavoro che va fatto, ma va fatto in maniera intelligente, perché i referendum si fanno sulla base di un'informazione che va portata in maniera chiara, su un'informazione che deve consentire ai cittadini italiani di esprimersi in maniera profondamente consapevole, e per fare questo c'è bisogno di dati certi, di studi approfonditi, come le varie analisi costi-benefici che stiamo facendo sulle varie opere. Quindi innanzitutto cerchiamo di dare agli italiani la consapevolezza di come vengono spesi i propri soldi, e poi ovviamente si può sempre lavorare sull'aumento degli strumenti di partecipazione, di democrazia diretta, che è assolutamente uno dei nostri grandi obiettivi, che non abbiamo alcuna intenzione di non perseguire. E va bene, Corrao, ascolto le sue parole, le ripeto, anche se dal Movimento 5 Stelle, per esempio Bertola sulla TAV dice dibattito fondato sul nulla, l'idea di un referendum, perché, come dice lei, l'analisi costi-benefici è il primo studio indipendente sull'opera. Voleva dire una parola di conclusione? Poi prego, pochi secondi. Sì. Sì, perché comunque stiamo facendo un ragionamento su un'opera specifica, sulla TAV, quindi sulla TAV ovviamente ci sono state già numerose riserve che si sono portate avanti negli anni, però quando parliamo appunto di strumenti di democrazia diretta e di partecipazione, certo, lo facciamo in maniera generale su tutto quello che può riguardare gli interessi dei cittadini italiani. Sulla TAV noi ci siamo spesso espressi in maniera sfavorevole, però riteniamo che proprio per una questione di correttezza nei confronti dei cittadini italiani non deve prevalere soltanto la nostra opinione, ma devono esserci dei dati speriamo molto che gli esperti a supporto. Per questo abbiamo fatto questa speriamo analisi. Che gli esperti facciano velocemente. Ignazio Corrao, la ringrazio davvero, in particolare in questa giornata, di essere stato qua con noi al TGCom. Noi ci fermiamo, pubblicità.